stavo investendo. Ciao ragazzi, benvenuti sulla CLK di Danilone. Ormai la conoscete benissimo, io penso che sia la CLK non solo una delle più fresche d'Italia, delle meglio tenute, ma anche una delle più famose. Non vi dico qua cosa si prova. Allora ragazzi, Danilo non solo era un grande esperto di macchine, sapeva trovare oggetti come questo, ma ci teneva tantissimo. La macchina è perfetta, faceva proprio delle cose da persona giusta. Noi stiamo cercando una persona giusta come lui. Deve andare ad un appassionato, ragazzi, questa vettura. E nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, comunque, potete contattarmi già adesso se volete informazioni per la vettura. Insomma, credo che per il momento la questione la gestisco in maniera privata, però non escludiamo forse anche di inserzionarla. Vediamo, state connessi perché vi comprate un pezzo di storia, vi comprate anche un qualche cosa di veramente, non so come dire, più che una macchina, ragazzi, qui c'è dell'anima. Cioè, io sono sicuro che chi comprerà questa macchina avrà il piacere di prendere un oggetto che ha visto tanto amore, tanto amore. Ciao, vi saluto, continuo a farla girare, a scaldarla, così non si ovalizzano le gomme, la andiamo a rimettere in box. Per qualsiasi dettaglio potete scrivermi in privato. Andiamo avanti. Ragazzi, ancora portachiavi che gli regalai io al raduno. Allora, vabbè, insomma, ci siamo di nuovo davanti a questa bellissima macchina. Adesso prima ero al volante, ve ne stavo parlando un attimino. Guardate la bellezza di questo esemplare. Schiarisco appena l'immagine per farvi vedere quanto sia bello questo blu, questa carta da zucchero. Gomme nuovissime, con 100 km, 1000 km forse, non lo sappiamo con precisione, ma no, sono gomme con 300 km, neanche. 37.000 km, CLK 200 compressor del 2004, mi stanno sempre arrivando più macchine da vendere sul canale. Avete visto anche oggi sulla pagina la 130i M Sport del 2006, manuale. Però questa non è una vendita, questa è cercare un nuovo padrone come Danilone. Qui non stiamo cercando di vendere una macchina, ma stiamo cercando un mega appassionato pignolo, cultore di questi oggetti che purtroppo non costruiranno più, che sicuramente, visto quello che dicono che succederà, andranno su a cifre iperboliche. E qualora voi voleste togliervi veramente uno sfizio economico, perché sono macchine che costavano 40.000 euro e oggi diciamo che, guardate la meraviglia di questo esemplare intonso, primo proprietario donna, che ha fatto pochissima strada. Scusate, qui l'ho incastrato prima io, bisogna ritirarlo giù e poi riaprirlo così correttamente, tac. Stavo dicendo, guardate com'è questa vettura, pomello blu, parte alta del cruscotto blu, più scuro dalla parte bassa, è una Elegance, i chilometri li sapete, i guanti non sono in dotazione. Guardate com'è tenuta questa macchina, ragazzi, esattamente pari al nuovo, una capsula del tempo. Io rimasi sbigottito quando Danilone me la portò per farmela provare, e come ho detto prima, sono un grande appassionato, poteva intercettare un esemplare del genere che pagò carissimo. Io dissi proprio hai fatto bene, perché sapevo da chi l'aveva comprata, casualmente, non sapevo la cosa, cioè, ne venne informato poi. Guardate anche appunto la sua carpetta,
e tutte le sue cosine giuste. Libro dei tagliandi, storia certificata e certificabile, doppie chiavi, manuale, rigorosamente manuale. Ve la faccio vedere un po' anche davanti nel manomotore, il bagagliaio, per farvi capire che chi compra questa macchina compra una macchina pari al nuovo. Pari al nuovo, ragazzi, non ha un difetto neanche al volante, è perfetto. Guardate l'ordine, il livello di pulizia, guardate. Ecco, i CD non sono compresi nella vettura, naturalmente, quelli sono di Danilo. Colore secondo me è meraviglioso. Macchine destinate a rivalutarsi enormemente nell'arco di qualche tempo. Sì, scusate, lo sblocco del freno a mano, eccola lì. Quando ho detto prima vernice non devo neanche aggiungere nulla, naturalmente, ma è incidentata. Ecco, secondo me le macchine vanno comprate così. Se uno vuole spendere bene i propri soldi e avere una certa garanzia, appunto, di essere tranquillo, di non rimanere a piedi, di avere affidabilità e di soprattutto trovare oggetti che, cioè, qui ragazzi ha un quarto, un terzo, compri oggetti che valgono ancora oggi quello che costavano da nuovi, perché la qualità, i materiali, l'affidabilità e tutto quello che aveva portato a produrre queste automobili, a metterle in commercio, insomma, sono da auto premium, da auto che garantiscono sicurezza, comfort. Dove ho messo le chiavi che le voglio accendere? E sì che è grosso, eccolo qua, c'ho troppe tasche, ragazzi. Guardate con quante chiavi tiro io sempre in tasca. Guardate. Una cosa che mi piace tantissimo di questa macchina, allora, per sapere qualcosa di tecnico su questa macchina, sul comportamento stradale, anche perché agli stessi chilometri, ragazzi, quando l'ho provata aveva, boh, non lo so, qualche, forse 2000 chilometri meno, ma era quella la strada. Trovate il video, scrivete Bruce Garage 200 compressor e non c'è problema. Volante multifunzione, cielo intonso. Ragazzi, questa è una macchina da vetrina. Ha riverniciato solo i paraurti anteriori. Al momento l'unico segno che io ravvedo è che quando l'ho provata non c'era, ma vabbè, una stupidata, è questo leggerissimo graffio sul paraurti, su questa, neanche sul paraurti, su una parte del paraurti, che però è stato corretto con una leggera sfumata. Pensate, dei figli di un amico di Danilo, che per hobby, ragazzini, ragazzi, 18 anni, per hobby fanno piccoli lavori di carrozzeria, chiaramente non a livello professionale, e quindi il cuore di Danilo cosa fece? Per farli guadagnare qualcosina, per farli divertire, sognare già facendo una macchina importante, gli fece fare questa piccola sfumatina, che peraltro non è stata fatta neanche malissimo, insomma, così, giusto per far sì che non si vedesse da lontano. Il motore gira con un orologio, la macchina è tagliandata, gomme nuove, non ha da fare nulla. Noi tutti del Bruce Garage saremmo onorati se andassi in mano a qualcuno che la sappia custodire negli anni a venire come merita. Come merita la vettura e come merita Danilo, che ha intercettato, ripeto, oggetti come questo. E come quella, che non è in vendita. Tranquillo. Niente, per qualsiasi cosa potete contattarmi sulla mia mail, su Instagram, su Facebook, dove volete. Poi nei prossimi giorni vedremo. Chissà mai che la porto anche a Milano Autoclassica. Chissà mai che la portiamo a Milano Autoclassica. Sempre che qualcuno non se la venga a prendere prima. Ragazzi, poche parole, parlano le immagini. E per quel che concerne l'olfatto, vi direi di venire a vederla, perché profuma di fabbrica. Ciao Danilo, bravo. Chiudiamo con questa chicca, che secondo me è una delle cose più belle di questa vettura.
Guardate che bello. La linea laterale senza il montante centrale. Stupenda. Questo secondo me è uno di quegli ingredienti, vabbè, il tenditore della cintura che fa molto sec anni 80 ed è stupendo quel particolare. Bella quei cerchi da 16 differenziati. Stupenda sarebbe con, banalmente con dei 17. Ragazzi, solo cose belle. State con i bravi. Buona passione a tutti e iscrivetevi al canale e se vi piace la macchina contattatemi, potrebbe diventare vostra.